Grazie, per me è un onore essere qui con voi, con Lucia, con Anna Maria. Io vorrei raccontarvi un piccolo racconto che ha per titolo La persona più cattiva al mondo. È un piccolo racconto che ho scritto in un mio libro di favole e racconti. Penso che talvolta la favola ci trasporti in mondi nei quali possiamo ritrovare in qualche modo come specchi noi stessi. La persona più cattiva al mondo. Un giorno ebbi la sfortuna di conoscere la persona più cattiva al mondo. La persona più cattiva al mondo era veramente cattiva. Nel tempo si era fatta odiare da tutti ed il suo potere era diventato smisurato. La persona più cattiva al mondo poteva decidere quasi tutto, anche far perdere la testa ad ognuno di noi in un qualsiasi momento. E quando dico far perdere la testa, non intendo farci innamorare, ma tagliare di netto la testa senza che nessuno potesse dire una parola una, anche perché in tal caso gli avrebbe prima tagliato la lingua. Insomma, la cattiveria in persona. Tanto che non gli bastava poter decidere la vita e la morte di ogni essere vivente, la persona più cattiva al mondo voleva l'anima della gente, degli uomini, delle donne, dei bambini, delle piante, degli animali. Un giorno pensò di farsi un amico, o meglio, qualcuno che gli stesse vicino, così per prenderlo un po' in giro, dargli calci di tanto in tanto e a volte anche bastonarlo. Così pensò di rapire una piccola rondine. Le rondini sono nere e stupide, mi fanno molto ridere, disse. Se le togli dalla mamma quando ancora sono sul nido, non impareranno mai a volare, mai. Il tempo passava e la piccola rondine cresceva sotto lo sguardo della persona più cattiva al mondo, che non ci pensava mai due volte prima di offenderla e scoraggiarla da ogni tentativo di volo. La piccola rondine vedeva i piccioni del giardino fare i brevi corse, poi via verso il cielo. Osservava il pettirosso nei giorni di primavera fare mille acrobazie tra le nuvole ed il vento. La persona più cattiva al mondo non perdeva un minuto per dirle: vedi, piccola rondine nera, tu non sei come loro, tu non potrai mai volare perché sei stupida e dovrai per sempre restare qui, chiusa nella mia casa. La rondine tentava ogni giorno di imitare i piccioni, i pettirossi, persino le farfalle, ma nulla di fatto. Ad ogni rincorsa inciampava e le sue ali erano troppo pesanti per alzarsi in volo. La persona più cattiva al mondo nel palazzo aveva anche una grande biblioteca, la più grande biblioteca di tutto il paese, ma nonostante leggesse molto e fosse informata su tutto, rimaneva cattiva. Perché si sa, non basta sapere molte cose per essere buoni, le cose giuste sono poche, prova tu a trovarle. Così la piccola rondine nera provò persino a studiare di nascosto dal libro di volo più famoso del mondo le tecniche miste di apertura alare del gabbiano Jonathan Livingstone. Ma nuovamente nulla di fatto. Ad ogni tentativo, una botta in testa. La persona più cattiva al mondo, nei giorni di primavera, prendeva una sedia a dondolo e si metteva ad osservare la piccola rondine. Restava lì, con in mano il suo aperitivo preferito, elisir d'arancia amara, con tanto di ombrellino, ed osservava attentamente i tentativi di volo. Rideva di tanto in tanto nel vedere gli altri uccelli volare e la sua piccola rondine cadere a terra. Questo oramai era diventato il suo passatempo preferito. La piccola rondine iniziò a non uscire più dalla sua stanza, a restare chiusa tutto il giorno al buio, fino a quando non volle più vedere nessuno, nemmeno il suo viso riflesso allo specchio. Un giorno, all'estremo delle forze, si alzò dal suo piccolo lettino, andò verso la finestra. Il cielo quel giorno era di un azzurro intenso e le nuvole
gonfie, gonfie e candide. La piccola rondine vide passare un giovane gabbiano che, agile e sospeso nell'immensità del cielo, faceva vortici e piroette. Non fu l'invidia, tantomeno la rabbia, a portarla a desistere, ma il senso della vita che in lei era svanito. Aprì la finestra della sua stanza e, come una madre che abbraccia suo figlio, si lanciò nel vuoto. Ad un tratto l'ala sinistra iniziò a vibrare e l'ala destra non fece di meno. Si aprirono all'improvviso le sue enormi ali ed iniziarono ad agitarsi così all'improvviso nel cielo, senza nemmeno il tempo di pensare. E fu così che la piccola rondine si ritrovò a volare libera nel cielo. La persona più cattiva del mondo entrò di fretta nella stanza della piccola rondine e vide il letto vuoto, la tenda leggermente aperta e in una calma spettrale. Con un sorriso beffardo si diresse ad osservare l'accaduto, ad ammirare la sua opera finale. Ma ritrovò soltanto due piume ed una scritta sul davanzale. Il male può distruggere, ma è l'istinto che ci porta sempre a volare.